Ciao amici di Why Not, oggi sono qui per raccontarvi un momento di pura magia che mi è capitato negli scorsi giorni e per farlo comincerò mostrandovi un video. Questo. Sydney, sì, Sì? prima volta, Ti sì. sta piacendo? Sì, abbastanza. Che Però ci... non ho visto niente, però. Oggi ti ho visto su vicino a Bondi, sotto il ristorante col tuo nome. Sì, me l'ho portato al mio. Ebbene sì, la persona che ho avuto il piacere e l'onore di intervistare è Francesco Totti, che è stato qui in Australia negli scorsi giorni, prima a Sydney, poi a Melbourne, e ovviamente nella sua tappa di Sydney sono riuscito a sedermi di fronte a lui per fargli qualche domanda. L'intervista, che ho fatto in pieno stile Why Not, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. Abbiamo iniziato parlando di quando lui era bambino, di quando giocava nelle fila della Trastevere, e quindi gli ho mostrato il suo cartellino. Che anno era? 85-86, cosa avevi? 9 anni, non era 11 contro 11 già, perché adesso è 6 contro no, 6. No, 11 contro 11. Che bello. Sui campi di terra. Sì, che si toccava la palla una volta ogni 20 minuti di metro. Poi abbiamo parlato del suo debutto in Serie A nel 1993 in un Brescia-Roma, quando Bosco, a pochi minuti dalla fine, si girò e guardò dietro di lui dicendo: "Ragazzino, va in campo." E quel ragazzino era Francesco Totti, perché a quel tempo aveva solo 16 anni. Sono quei momenti che difficilmente dimentichi. Ero giovane, non dovevo far parte della prima squadra. Il sabato all'improvviso mi chiama il mister, io giocavo con la primavera, mi portò a Brescia con la prima squadra. Io non volevo andare perché ero organizzato con gli amici il sabato sera. Quando sei girato a guardare, cosa hai fatto? No, ha girato e ha detto: "Dai, entra ragazzi." Però vicino a me c'era Muzzi, e invece lui diceva: "Vabbè, ce la proteggo." Sei riuscito a realizzare cosa stava accadendo? No, perché lì non pensi a quello che può succedere, no? Perché arrivare là ci vuoi arrivare, poi per cosa è più Rimanerci. difficile è rimanerci. Da quel giorno iniziò la gloriosa carriera di Francesco Totti, che lo portò nel 2001 a vincere lo scudetto con la Roma. Una data importantissima per lui, per la sua carriera, ma soprattutto per la sua fede totalmente giallorossa. Qui era la partita col Parma, giusto? Sì, 17 giugno Eh sì. 2001. Beh, questo diciamo è il coronamento di un tifoso romanista, poi, no? Oltre che il sogno di ogni bambino, no? Vincere il proprio scudetto con la propria maglia, con la propria squadra. E io fortunatamente, essendo il capitano, avevo una responsabilità maggiore rispetto agli altri. E poi vince a Roma, come ho sempre detto, uno scudetto è come vincessi 10 un'altra E quindi il 2001 fu l'anno in cui Totti entrò ufficialmente nel cuore di tutti i tifosi giallorossi. Già lo era, però entrò ancora di più. Prima di farlo nel 2006, soprattutto con quel rigore calciato in quell'Italia-Australia. Rigore che in qualche modo da queste parti fa ancora discutere. però era rigore, sì o no? Perché ancora qua si dibatte molto in Sydney. Anthony dice quasi, ma tu cosa dici? Era rigore. Se c'era o no? Sì. Certo, se ci fosse stato il VAR adesso non so se. Il 27 giugno del 2006, allo scadere del quinto minuto di recupero, Grosso entrò in area e venne abbattuto dal difensore australiano. Abbattuto, più o meno. Fu Totti a presentarsi sul dischetto e con quel pallone scagliato alla destra del portiere si lasciò alle spalle un periodo molto buio della sua carriera, iniziato a febbraio di quell'anno con il grave infortunio subito nella partita con l'Empoli. Grave infortunio che quasi non gli permise di partecipare al Mondiale del 2006. Quando guardavi quella coppa lì, ripensavi a quel febbraio. No, anche qui, più che la coppa, quando facevo rigore contro l'Australia, mi sono passate tante cose in testa. Sì? Sì. In quegli occhi lì c'era tutto quel. Sì, anche perché se avessi sbagliato penso Sei che avrei pensato? ucciso. Non hai pensato di sbagliare. No, pensavo di fargli cucchiare. Non ci credo. Ed infine abbiamo parlato del suo ritiro dal calcio, avvenuto alla fine di Roma-Genoa del 28 maggio del 2017, quando Totti commosse ed emozionò tutti gli amanti del calcio, in particolare quelli giallorossi, leggendo una lettera a fine partita in cui diceva: "Concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore." Il suo addio al calcio è stato in qualche modo unico,
nel suo genere, perché nessun altro calciatore prima di lui si era aperto così tanto, parlando appunto della sua vita post carriera. Totti l'aveva fatto e aveva colpito tanti, e quindi in questa conversazione gli ho chiesto: 28 maggio 2017, ultima partita, ok? Ho rivisto il video del tuo discorso alla fine, quando leggevi la lettera, più o meno una ventina di volte, ok? Perché era un momento storico e in qualche modo volevo esserci anch'io. Quel giorno lì hai detto: ora ho paura, un po' di paura concedetemela e statemi vicino, in un certo senso. 7 anni dopo... Non ci sono più adesso. però tutti credono a me. Sì. No, 7 anni dopo, che c'è di quella paura e com'è questa nuova vita? No, la paura nel senso perché tra noi calciatori, avendo vissuto 20-25 anni, sempre le stesse cose, le abitudini, cambiare per noi penso che era una cosa traumatica. E purtroppo qui finisce il video, cari amici di Why Not, però posso dirvi io che alla mia domanda come sta andando adesso la vita 7 anni dopo il tuo addio, lui mi ha detto: beh, quel giorno a maggio del 2017 entravi in una sorta di tunnel, e io gli ho detto: e oggi come va? Sono ancora dentro quel tunnel. Questa è stata la sua risposta, seguita da un sorriso. Ma come sei arrivato ad intervistare Totti a Sydney? Perché ok, vivi a Sydney, ma intervistare una persona di questo spessore non è poi così facile. E questa è un'altra bella storia da raccontare, e risale al primo momento in cui sono arrivato in Australia, nel 2017, in cui allenavo nell'Academy del Milan. In questa Academy ho conosciuto tante persone, tra queste c'era anche Peter, figlio di emigranti italiani, nato in Australia ma con il cuore completamente azzurro. Io non alleno più nell'Academy del Milan, ma in questi anni siamo sempre rimasti in contatto. Fino a che Peter la scorsa settimana mi chiama e mi dice: ho organizzato una cena con un ospite speciale, ti va di essere lì a intervistare questo ospite durante la serata? Ovviamente la mia risposta è stata: certo, chi è l'ospite? E lui: Francesco Totti. La mia risposta è stata silenzio assoluto, seguita da un why not, perché no? E capirete, per chi come me ama intervistare le persone e ama il calcio, intervistare una persona che ha fatto la storia del calcio italiano, l'emozione fin da subito è stata ai massimi livelli. Ma sapete cosa mi è piaciuto più di tutti notare durante questa intervista? Che mentre intervistavo Francesco Totti, ero capace di godermi il momento. C'erano momenti in cui mi svegliavo come da un sogno, guardavo negli occhi chi avevo di fronte e dicevo: Paolo, stai veramente intervistando Totti. Ma questi momenti erano tutti dentro l'intervista che stavo facendo, e questa cosa mi ha fatto un piacere immenso, perché mi sono goduto talmente tanto quel momento lì che, appunto, come avrete capito, ho dimenticato di mettere una telecamera di fronte con un microfono per raccogliere il momento nel migliore dei modi. Ma sapete a chi va il merito del fatto di essermi riuscito a godere questo momento? Alle centinaia di interviste che ho fatto in questi 10 anni di Why Not. Ogni intervista mi ha insegnato qualcosa, ma soprattutto ogni intervista mi ha preparato a quel momento lì. E questo è l'insegnamento che mi prendo da tutta questa esperienza, che mi ha fatto capire il reale valore di tutto il tempo che ho dedicato a tutto questo progetto. Alle volte, quando facciamo cose di questo genere, non vediamo poi dove ci porterà tutto quello che facciamo nei nostri giorni. Però arriva un momento in cui, guardandosi indietro, tutto comincia ad avere un senso. E questa intervista a Totti per me è stato quel momento lì, quando alla fine mi sono guardato indietro e ho detto: sai che c'è? Che tutto quel tempo che hai speso, tutto quel tempo che hai impiegato in questo bellissimo progetto ti ha portato qui ad essere tranquillo e sereno nel momento in cui hai intervistato un personaggio che ha fatto la storia dello sport che amo di più al mondo, il calcio. E quindi questo è il mio racconto dell'esperienza dell'intervista a Francesco Totti. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. A parte il talento, qual è la qualità migliore che deve avere un giocatore per arrivare a livelli simili? Perché tu hai detto: conta arrivarci, quanti sono arrivati? No, la qualità è a parte, io penso più la determinazione, la volontà, la voglia di arrivare, la fame, perché in questo momento se non hai la fame giusta non riesci ad arrivare all'obiettivo che ti sei prefissato. E come la coltivi tutti i giorni? Rinunciando a tante cose, a essere professionista, a essere sincero, leale, portare rispetto a quello più grande, a quello più piccolo,
cioè essere una cosa sola, diciamo. Un applauso per Francesco Totti, che si sta iniziando. Io ti ascolto ancora e ancora faccio fatica a crederci. Comunque andiamo là. Tanto papà lo sa. Papà adesso ti faccio una videochiamata.